ciò che chiedi è impossibile. Lo spirito non basta, non posso ancora servirmene. Dovrei addestrarmi. Vi ho sconfitto! Ho bisogno di spirito. Devo aspettare per usare quell'abilità. Tentavo di tener traccia di quanti ne ho spacciati, ma ho perso il conto. Non è ancora il momento. Non ho abbastanza spirito. Non posso ancora servirmene. Lo spirito non basta.
Dravago, maledetto dal mio sovrano, un tempo amato. Il male mi rode dall'interno. Non posso rischiare di mettere in pericolo Tristram nel caso in cui fallissi nel contenere ciò che mi dilania. Devo addentrarmi nel labirinto e morire solo. Devo dedicarmi. Ne farò buon uso. Piegatevi sotto la marea infinita! Ho bisogno di spirito, non è ancora il momento. Non ho abbastanza spirito. Thank you.
sono forze schierate contro di noi, più forti di quanto potessimo immaginare. Deve esserci un fine più alto dietro queste prove, ma ancora non riesco a coglierlo. Gli dei custodiscono gelosamente i loro segreti. Ho bisogno di spirito. I miei studi indicano che un alto prelato di Zakarum, di nome Akkan, iniziò a percepire la corruzione che stava erodendo il cuore della sua fede. Sapeva che tale corruzione avrebbe inesorabilmente distrutto la sua beneamata chiesa e decise di passare all'azione. Dopo molte preghiere, ad Akkan venne l'idea di fondare un ordine di crociati. Non ho abbastanza spirito. La tempesta si scatena. Spirito non basta. La luce si fa più forte. Un'impresa incredibile. Abbastanza spiriti.
Lo spirito non basta. Un colpo vincente. Devo aspettare per usare quell'abilità. Non posso ancora servirmi. Ho bisogno di spirito. Aspettavo di più. Non comprendo come il male si manifesti di giorno. Non dovrebbe temere la luce. Il male non conosce giorno o notte. La luce è l'opposto letterale e figurato del male. Ridurremo quei bruti a brandelli.
Lo spirito non basta. Devo aspettare per usare quell'abilità. Eccellente. Stategli lontano. Questo fardello è destinato a me.
Che la morte ti arrequi è la tua follia, Leoric. Traditori! Persino nella morte le armate del Kandura sobbediranno al loro re, anche se voi non lo farete! Siamo appena giunti a Tristram e devo dire di esserne un po' deluso. Questo luogo sperduto è pieno di servi della gleba e ospita un monastero in rovina che non sarà mai all'altezza del re di Kanduras. Non riesco a capire perché Lazarus voglia fare di questa cittadina il nostro nuovo centro di potere. Fetido pallido malore ha colpito il maniero che ora chiamiamo casa. Tuttavia il giovane Albrecht pare trovarsi bene nella nostra nuova dimora. Forse sto solo soffrendo per uno squilibrio di umori provocato dalle recenti mutazioni climatiche. Osi portare il calore della vita nella mia tomba! Bisogno di spirito. Certezza. Gli dèi mi indicano il cammino. Siamo entrambi benedetti, dunque. La fede mi protegge dalla paura. Thank you.
Non mi sconfiggerete mai! Tu sei stato sconfitto nel momento stesso in cui hai ceduto alla follia. Abbastanza spirito. Non è ancora il momento. Posso ancora servirmene. Non posso trasportare altro. Devo tornare in città. Ho della nuova... Non toccare alcunché a meno che tu non voglia comprarlo. Ci tengo a mantenere il mio inventario in ordine.
Ah, il cratere. Sei stato tu a cadere dal cielo. Non riesco a credere che tu sia l'artefice di questo male. Io sono... Ero... Io... Ricordo la caduta. Chi sei? Non sono un tuo nemico. Penso... Sì, credo... di portare un avvertimento. L'oscurità. L'oscurità sta arrivando. Devo... Non ricordo. Ti porterò da Kane. Ti aiuterà. Il lungo cammino indicatomi dagli dèi mi ha condotto qui, alla scoperta che la stella caduta è un uomo. Non ricorda chi sia, né da dove provenga. Forse Kane conoscerà la verità. Ho trovato quest'uomo nel cratere creato dalla stella caduta. Nessun uomo potrebbe sopravvivere a qualcosa di simile. Chi sei? Che cosa sei? Un guerriero, penso. Sono giunto per portare notizie importanti, ma non ricordo. Il tuo messaggio potrebbe essere la nostra unica salvezza dalla fine imminente. Dimmi tutto ciò che ricordi, straniero. Ogni dettaglio. La caduta, il fuoco, una spada di grande potere, era parte di me, ma si è spezzata in tre parti quando sono caduto. Dobbiamo assolutamente trovare quei frammenti. Ritengo che una volta ricomposta, la spada ti restituirà la memoria. Gli uomini capra imperversano nei campi. Che questo abbia a che fare con la spada? Ma certo, ma certo! Così come i morti si sono risvegliati attorno allo straniero, così gli uomini capra sono stati portati alla follia dai frammenti della spada. Gli uomini capra non mi preoccupano. Riporterò la spada. Gli Oradrim erano potenti maghi convocati dall'arcangelo Tyrael per sconfiggere i tre primi maligni, Diablo, Mefisto e Baal. Essi si votarono completamente alla distruzione dei signori dei demoni e lasciarono preziosi tomi e insegnamenti. Come sei diventato l'ultimo degli Oradrim? Un mio antenato era il capo degli Oradrim, Jared Kane. Alla scomparsa degli Oradrim, i loro tomi rimasero alla mia famiglia. Quando ero bambino, mi entusiasmavano i racconti sugli Oradrim, ma fu solo da adulto che compresi le profonde verità che essi contenevano. Tyrael è l'arcangelo della giustizia. Ha aiutato l'umanità per generazioni, benché gli sia proibito farlo in maniera diretta. Molto tempo fa, a seguito della guerra del peccato, il paradiso celeste e gli inferi fiammeggianti strinsero un patto che impediva loro di interferire negli affari del nostro mondo. I demoni hanno infranto questo patto. Perché Tyrael non fa nulla? Il concilio di Angiris, formato dagli arcangeli che governano il paradiso, ha quasi distrutto il nostro mondo una volta, per impedire che i demoni vi diffondessero la loro corruzione. Se Tyrael dovesse agire direttamente, metterebbe in allarme il concilio sulle attività dei demoni qui, ponendoci tutti in pericolo. Non hai altri ricordi? Solo che c'erano queste fonti di luce e...
una sorta di dolore. Come stai ora? Il vuoto mi divora. È una frustrazione senza fine. Fatti forza. La spada non può essere lontana. Il costo è eccessivo. Mi servirà. Immagino che gli affari riprenderanno ora che il re scheletro è morto.
Hai visto quello straniero vicino al vecchio Kane? Gli attacchi staranno anche rallentando, ma questa città è finita e lo sapete. Non domandarti su quale sentiero ti trovi. Ti condurrà attraverso cose che metteranno alla prova la tua stessa anima. Ma avrai sempre me, se ti serve consiglio. Un pensiero rassicurante. Tu fingi di essere una roccia, ma conosco la tenerezza che vuoi celare agli altri. Perché altrimenti verresti sempre a parlare con Miriam? Non mi piace quello che sta succedendo. Ehi, certo, faccio affari con gente poco raccomandabile, ma sei tu che ti godi i frutti.